Dopo il successo dell'esperimento dello scorso settembre, è stata mantenuta la promessa di rendere il progetto Battomush stanziale. Beh, una promessa mantenuta, saremo anche a Mergellina anche il venerdì pomeriggio, quindi è allungato il numero delle corse, è una grande opportunità per la nostra città per creare un attrattore nell'isola pedonale di Via Caracciolo e quindi auspichiamo che la risposta sia almeno la stessa di quella che è stata a settembre. Da maggio a settembre i cittadini e i turisti potranno godere dal venerdì pomeriggio alla domenica di questa importante iniziativa turistica. Registriamo all'interno di questa iniziativa di questa mattina del Battomush del Golfo di Napoli l'idea che in sinergia la Regione Campania quest'anno attiva e auspichiamo dall'anno prossimo in modo strutturale per sempre il metro del mare che collega dall'area Flegrea, Domizia, il Golfo di Napoli con questa iniziativa a sfondo turistico. Battomush è un grande e straordinario attrattore turistico che si inserisce in un progetto più organico e strategico che è quello della risorsa mare, del suo pieno utilizzo anche come via di comunicazione. Per quanto gli operatori turistici hanno molto apprezzato questa iniziativa, è un segnale importante di ripresa di fiducia su Napoli. Gli investitori continuano con coraggio, i nostri imprenditori continuano con coraggio a credere nella città e nel territorio come una possibilità davvero importante di rilancio economico e soprattutto dobbiamo investire in cultura. L'iniziativa a costo zero per il comune, grazie al presidente Ali Lauro, Salvatore Lauro, prevede il giro della costa da Mergellina a Nisida e poi Castel dell'Ovo. Napoli dal mare penso sia un meraviglioso panorama. Siamo qui e siamo molto contenti di poter comunque far vedere ai napoletani la presenza dell'imprenditoria in un settore marittimo e turistico. Napoli non deve soltanto essere un punto di partenza, perché molte persone prendono Napoli come porto per poi poter partire verso le altre isole del Golfo, ma deve essere anche un punto in cui le persone hanno la possibilità di vedere un patrimonio artistico e culturale molto importante. Il 40% dei napoletani non ha mai visto Napoli dal mare ed è molto importante per noi comunque appoggiare questa importante iniziativa e poter dare la possibilità alle persone di vedere delle cose meravigliose.